Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Anche la Chiesa è una grande famiglia, non tanto per i numeri, quanto per quella relazione speciale, familiare, che dovrebbe entrare anche poi nelle nostre famiglie. Non per niente la famiglia è chiamata la piccola chiesa domestica. Vi porgo innanzitutto il bentornati, benvenuti a una ripresa quasi immediata delle nostre attività, senza sosta e senza pausa. Quindi ci ritroviamo, vedo davvero con grande gioia questa numerosa, nutritissima partecipazione di voi, soprattutto famiglie, di voi coppie di sposi, di giovani, per un tema che adesso il nostro carissimo professor Ezio Aceti, a cui ho proposto che daremo la diocesanità di Altamura, Gravina, quelle delle fonti, onoraria. Che ne dite? L'Assemblea applaude, quindi sei diocesano onorario. Grazie per essere ritornato in mezzo a noi. Ti affido subito la parola, ma voglio dirvi qualcosa proprio brevemente. Questa, come sapete, è la seconda area di discernimento che abbiamo preso insieme. Ho puntato un po' gli occhi sui giovani, la famiglia, il territorio. Poi dopo questi tre appuntamenti le cose andranno avanti nelle varie zone pastorali, insomma, con i direttori dei vari uffici pastorali. È formazione, come si dice, no? Ma non è interessata soltanto, diciamo, la nostra intelligenza, è qualcosa che investe tutta la nostra persona. In questa grande e grave responsabilità che oggi cogliamo all'interno della pedagogia, no? Della educazione, emergenza che sia o problematica complessa che sia. Volevo soltanto dirvi che noi andiamo verso anche un appuntamento molto bello. Il 4 febbraio, come sapete, ricorre la giornata per la vita. È una giornata che i vescovi italiani hanno proposto, con tutte le tematiche legate, in modo particolare poi ovviamente, là dove la vita viene accolta, generata, accompagnata, educata, vissuta, in particolar modo la famiglia. Vorrei segnalare ancora a tutti voi, ricordare che accanto alla pastorale della famiglia nella diocesi, che i nostri bravissimi, l'equipe, dai direttori, co-direttori, Don Nicola Chiarulli, che è il direttore, e la coppia di coniugi, non so se è presente. Dov'è? Dov'è? La coppia che è direttrice insieme. Ah, eccole, benissimo. Con Don Nicola, sono qui, ecco i loro. Ecco, e facciamo un applauso a questi tre direttori. E a tutta l'equipe della pastorale della famiglia. Però, come sapete bene, insieme a questa pastorale della famiglia, che già da anni, eccetera, eccetera, noi abbiamo istituito e avviato, e grazie a Dio sta camminando anche bene, il consultorio familiare di ispirazione cristiana, che attualmente è alloggiato in una struttura della parrocchia della Trasfigurazione. Ci siamo riuniti proprio qualche sera fa con i volontari a tutti i livelli e tutte le responsabilità e mi sono fatto dire un po' la relazione, come le cose vanno abbastanza bene, però si avverte la necessità di questo consultorio che dovrà essere un po' anche in qualche modo itinerante. E cioè non solo Altamura, che ne usufruisce perché sono lì sul posto, ma stiamo pensando davvero come su Acquaviva, su Sant'Eramo, su Gravina,
su Spinazzola, su Poggiorsini, dei referenti del consultorio familiare di ispirazione cristiana. Che non è soltanto il discorso della famiglia sia anche ferita della famiglia, ma anche io desidero che sia il consultorio familiare di ispirazione cristiana promotore davvero di queste tematiche che adesso magari avete già ascoltato e ascolteremo questa sera, per aiutare i genitori in questa consulenza, soprattutto diciamo pedagogica, educativa, insieme ad altre problematiche che tutti ben sapete. Quindi volevo dire, avete visto anche entrando sulla vostra sinistra il banner con Lorenzo e Mariolina e Don Angelo Cianciotta, che sono un po' i responsabili insieme a tutti i volontari. Ecco, sappiate che c'è il punto di riferimento, abbiamo fatto i Deprian, le brochure a suo tempo il 23 di aprile del 2017. Volevo segnalare davvero questa presenza, ringraziare ovviamente i nostri volontari che si sono preparati per un buon anno e mezzo prima di cominciare. Quindi, ancora una volta, richiamare la presenza del nostro consultore familiare di ispirazione cristiana. Mi fermo qui, vi auguro ancora, siamo nel tempo natalizio, non guastate subito i presepi. Il 2 febbraio si guasta il presepio. Sì, perché il tempo natalizio finisce il 2 di febbraio. Non cominciate a togliere tutto di mezzo. Un buon 2018 nel segno della pace e nel segno di quell'accoglienza, promozione, integrazione, e dall'altro me lo ricordo in questo momento, del messaggio della pace di Papa Francesco sui migranti e rifugianti, uomini e donne in cerca di pace, ma che sono anche in cerca di fratelli e sorelle che si mettono in cammino con loro per la pace. Quindi con questi belli auspici vi auguro un buon ascolto, ringraziando ancora il nostro carissimo professor Ezio, che ringraziamo per la sua triplice presenza oggi qua. Stamattina con i sacerdoti, anche i sacerdoti si sono aggiornati un po'. È stato contento? Sì, con i sacerdoti è un po' più difficile perché hanno dei problemi loro, ma non importa questo. E ce ne siamo accorti stamattina. Poi è andato ad Acquaviva per un incontro con gli educatori dei granelli di Senape, e la piccola cooperativa che si prende cura dei ragazzi. Stasera con la famiglia, le famiglie della diocesi. Bene. Ezio, a te la parola. Grazie. Allora, di solito io vengo giù perché mi piace di più, ma c'è un problema tecnico che non si vede, purtroppo non si vede. Allora, dato che l'argomento è abbastanza complesso, sto qui, spero proprio, mi piacerebbe essere lì vicino a voi. Una piccola curiosità prima di cominciare, perché io fra un po' ho l'abbonamento con voi. Chi non mi ha mai ascoltato? Bene, poveri voi, va bene, benissimo. Allora, soprattutto per quelli nuovi, chi mi ha ascoltato sa che io prima di cominciare faccio sempre una premessa. Ci tengo tantissimo alla premessa. La premessa è questa: facciamo andar bene questo incontro. Facciamolo andar bene. Voi rinunciate una sera, io vengo da lontano, vengo da Lecco. E come si fa? Come si fa a far andar bene un incontro? È come quando i nostri figli sono con noi. Come facciamo a capire che è andata bene? C'è un sistema solo. Speriamo. Adesso sono le 7:30, se quando avremo finito saremo un pochino più contenti tutti, sarà andata bene, altrimenti non sarà andata bene. Ma voi potreste dirmi, ma chi sei tu per farci contenti? Io sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti e che funziona sempre. E questo sistema che io vi dirò dovrebbe essere l'unica cosa fra di voi,
fra di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie. Senza questo sistema, anche se la vostra fosse la famiglia più bella sulla faccia della terra, non funziona. Anche se foste le persone più ricche, e il sistema è questo. Speriamo di poter avere fra noi questa sera quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cos'è la comunicazione empatica? È tutto. Una famiglia che non ha la comunicazione empatica, dopo un po' si lascia, si deprime, un po' come siamo. La comunicazione empatica era il modo che Gesù aveva di stare con la gente. È quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. Stasera mi sfogherò tanto, ma quante volte vi è capitato di sentire un prete ti dice la roba più bella di sto mondo, vieni via e non ti è rimasto dentro niente. Hai sentito un altro, ti ha detto cose semplici, non cose stratosferiche. Sei venuto via e hai detto mi è piaciuto. Perché? Perché c'era la comunicazione empatica. Come si fa ad averla? È semplice, perché vedete, anche se io vi dicessi tutte le robe più belle di sto mondo, ma se non abbiamo la comunicazione empatica non serve a niente. Per avere la comunicazione empatica c'è un sistema solo, è l'unico che Dio usa con noi, essere qui. Perché non è che Dio ci ama nel futuro o nel passato, adesso, qua. Ma ci sono, voi dite, ma noi siamo qua già da un bel po'. Sì, ma ci sono tre modi per stare qua, tre. Che sono i tre modi per ascoltare la gente e le mamme mi ascoltino. Sarò duro con le mamme, così non verrete più, perché i vostri adolescenti non ne possono più. Il primo modo è quello che fai quando vai in banca. Te avete in banca, parli e l'altro sta telefonando un altro. Ma non avete mai parlato con qualcuno che sta telefonando un altro? Ti dà fastidio. A volte noi questo lo facciamo. Non è ancora entrata in casa e gli chiediamo come è andata a scuola, che se qualcuno glielo chiede ancora io vado via all'istante. Non si chiede più a nessuno ste stupidate qua. Ezio, calmati, perché sennò sei già partito troppo forte. Il secondo modo di ascoltare è quello che qualche volta la donna fa. Voi sapete che io sono un po' un maschilista così, ma io vi voglio un sacco di bene, ma devo dirlo questo, e i vostri uomini mi capiscono. Tuo figlio ti parla, il tuo uomo ti parla, non hanno ancora finito di parlare e tu hai già la risposta da dargli. Ma che cosa sono qui a parlarti a fare? Qualche volta la donna fa così, tant'è che vi ho detto la volta scorsa, i maschi che sono qua mi ascoltino. Io l'anno prossimo che vengo voglio fare l'incontro solo con i maschi. Cari maschi, io vi auguro di vivere 100 anni, cari maschi, ma quando voi avrete 80-90 anni e morirete, la vostra donna vi dovrà dire come dovete entrare nella cassa, è più forte di lei. Eccellenza se la cava perché non c'ha la donna, ma se ci avesse la perpetua glielo dice. C'è un terzo modo per ascoltare. Questa volta sì, parliamo bene della donna e Gesù l'ha rimessa al centro, la donna. Non abbiamo capito niente di Gesù. Ce l'ha insegnato la più grande donna educatrice che abbiamo avuto in Italia. Era un genio. La Chiesa non l'aveva capita. C'è voluto Paolo VI, questo Papa eccezionale, per reintegrarla. Si chiamava Maria Montessori. La Montessori diceva, tu vuoi amare qualcuno, vuoi ascoltare qualcuno, è come se avessimo un bambino appena nato qua in mezzo a noi. Se ci fosse un bambino appena nato, tutti noi faremmo due cose, saremmo attenti. Simone Weil, questa filosofa francese, diceva, la cosa più bella fra gli esseri umani è l'attenzione. Secondo, avremmo uno spazio di ascolto pieno, profondo. Dichiariamoci questo ascolto reciprocamente. Se avremo questo rapporto, vi garantisco che andrà bene, perché quello che conta non è quello che io vi dico, no, ma quello che costruiamo insieme. Avrei dovuto usare delle slide, purtroppo non potete seguire, mi dispiace questo, ma non dipende da me, dipende dal discorso tecnico. Tratterò la relazione in tre parti. Primo, faremo un po' l'analisi della famiglia, andiamo a vedere a che punto siamo come famiglia. Una volta che abbiamo fatto l'analisi,
andiamo a vedere la seconda parte, le verità sulla famiglia, perché vedete, nonostante tutti i venti che corrono, la famiglia non crollerà mai. Sapete perché? Perché non è mica una roba nostra, è una roba di Dio. Noi abbiamo un Dio che al suo interno è famiglia. Tutte tre? Tre persone con un unico Dio. Tre. Perché? Perché? E non venitemi a dire che tutte le religioni sono uguali. Se c'è un credente qui non può più permettersi di dire questo. Noi abbiamo un Dio personale che entra nel rapporto. Ecco perché la famiglia resisterà sempre. Perché la mica è la roba nostra. Questo però non significa che non dobbiamo guardare. Una volta che abbiamo fatto l'analisi, vedremo le verità sulla famiglia e terminerò dicendo qualcosa sulla Chiesa e la famiglia. Qualcosina, qualche roba. Poi faremo un po' di dibattito. Allora, cominciamo dalla prima parte. Andiamo a vedere a che punto siamo oggi. Guardate, facciamo il paragone su com'era una famiglia una volta. Vi ricordate una volta? Le norme e le regole muovevano tutto. Una volta il padre diceva una roba, bisognava ubbidire. Una roba da pazzi. La seconda roba. Una volta il prete ti diceva una roba, la scuola la stessa roba, la famiglia la stessa roba. Questa coerenza dei comportamenti faceva sì che tutti facevamo la stessa roba. E poi i ruoli erano chiari. Mica potevamo rispondere ai nostri genitori. E questo era sbagliato. Magari ci diceva una roba sbagliata, ma non potevamo perché andavamo contro l'autorità paterna o materna. Che vedremo che la più grande stupidata è questa. Io sono tuo padre, so che cosa è bene per te. Con queste frasi qui ne abbiamo fatti di scempi, signori. E l'altra roba. Però c'era una roba. Stavamo insieme. I legami erano rigidi, però stavamo insieme. Avevamo delle piccole problemi, però li superavamo. Però, dall'altra parte, quante robe abbiamo trascurato. Se in una famiglia il marito era violento, la donna non poteva dirlo perché veniva messa alla berlina. Era così, con i pro e con i contro. E poi Dio, chi le metteva in discussione Dio? Ma voi pensate che oggi un ragazzo di 18 anni deve andare a messa perché glielo dici tu che sei la sua famiglia? Non vi va, non vi va, non vi va più. Questa era una volta, norma, regola, etica, ruoli chiari, cioè si sapeva cosa fare. Ma a noi interessa la famiglia oggi. Andiamo a vedere dove siamo oggi. Facendo un'operazione mentale. Dio ama la nostra epoca come allora. Che nessuno di noi si permetta di dire che oggi è peggio o meglio. Saremmo stolti. Dio ama profondamente la famiglia oggi come l'ha amata una volta, ok? È importante questo. Oggi, che cos'è che muove le famiglie? È l'emozione. Sono le emozioni che hanno invaso tutto, hanno preso tutto. L'emozione ha un risvolto che è la passionalità. Una volta si facevano i matrimoni combinati. Io non sto dicendo giusto o sbagliato. Adesso è assurdo che un ragazzo o una ragazza mettano su baracca se non c'è tutta la passione. Quindi questo non è tutto negativo. Ma qual è la roba? Signori, siamo tutti grandi. Sapete meglio di me che il 100% di voi, dopo che ha messo su baracca col proprio uomo e la propria donna, dopo un po' questa passione è diminuita. Tutti! Tant'è che il 100% di voi, prima di mettere su baracca, ciccino mio, orsacchiottino mio, pulcino mio, dopo la baracca il 100% delle coppie sposate qua sedute, i preti no perché non c'è la donna, ma se l'avessero farebbero bene anche loro, il 100% dice, ma chi me l'ha fatto fare? Altro che il nostro matrimonio cristiano è realizzato su tutto. Certo, noi siamo in crisi, non c'è più la stabilità di una volta. E poi, quali famiglie? Dati statistici. Inghilterra, 53,2% di coppie che si mettono insieme e poi si lasciano. Germania, 43,4%. Italia, 34%. Insomma, non c'è più quel legame stabile. Ci si lascia facilmente.
E l'altra roba, e soprattutto vediamo una cosa, che i due sono sempre più fragili, non solo perché non c'è il lavoro, che è già questo, ma il legame stabile di una volta lo sentiamo sempre più fragile. Insomma, è andato in crisi il legame. Se una volta era troppo rigido e aveva dei difetti, oggi è un po' troppo ballerino. Probabilmente oggi ci separiamo per motivi che una volta non avremmo manco tenuto in considerazione. Questa è la baracca, il mondo. Posso riassumere questo, diciamo, dicendo questa frase qua. Siamo in un momento in cui i legami, che sono le caratteristiche nostre, sono un po' in crisi, sono un po' fragili. Ma guai a noi a dire che una volta era meglio, basta! Non possiamo più come Chiesa andare a cantare alla gente difendendo la famiglia dicendo che una volta era meglio. No! Possiamo difendere la famiglia, ma non facciamo più appello a queste stupidate qua, perché non ci crede più nessuno. È importante che abbiamo chiaro dentro di noi questo. Di fronte a questo due grandi errori ci sono, due grandi errori commettiamo. Il primo, i nostalgici. Quello che conta è il legame. Dobbiamo sacrificare tutto sul legame. Dobbiamo stare insieme anche se non c'è più l'attrattiva. Dobbiamo stare insieme a tutti i costi. È così o no? E io non sto dicendo che sia sbagliato. Ricordatevi che quando noi prendiamo una strada, non è che è tutta sbagliata. Qualche verità ce l'ha. Però oggi non funziona più. Non funziona più. Sono i nostalgici di una volta. Il secondo errore. I modernisti di turno, con i capostipiti che abbiamo da D'Urso, De Filippi, Clerici, Morelli, vi posso fare un elenco, i quali dicono se il legame è in crisi, se è fragile, bisogna lasciarsi. Quello che conta è la realizzazione personale. Se tu come uomo, come donna, non ti realizzi nel rapporto col tuo partner e con la tua famiglia, tu devi lasciare. È un indicatore che quel legame lì va spezzato. Questi sono i due grandi estremi dove noi siamo dentro. Vorrei terminare l'analisi, siamo sempre nell'analisi, dicendo questo. Eppure questa famiglia la cercano. Uno degli ultimi, delle ultime ricerche fatte sui giovani in Italia, uno dei primi posti è la famiglia. Lei così in crisi, dovrebbero scappare i giovani dalla famiglia, eppure quando tu gli vai a dire, ma senti, nel futuro la famiglia, al di là di tutta la fragilità, è ancora dentro nei giovani. Questo perché c'è un eco dentro di noi che ci porta a questo. Secondo, perché facciamo la famiglia? Perché mettiamo su baracca? E signori miei, parliamoci chiaro, perché noi siamo strutturati così. Da che mondo è mondo, a un certo punto, dalla preadolescenza, il ragazzino, la ragazzina cominciano a sentire questa spinta che li spinge uno verso l'altro, arrivando a un certo punto che sono disponibili a lasciare l'altro per mettere su baracca. Questo non è che ce lo siamo dati noi, non è che ce lo siamo inventati, è una verità della natura, è inserita dentro nella natura. La terza, Papa Francesco, il quale arriva a dire nella sua enciclica che la famiglia sarà il futuro. Ma sembra una contraddizione. Eppure queste sono verità. Siamo in crisi, ma nonostante siamo in crisi, c'è una richiesta di famiglia, una richiesta di legame molto forte. Questo è quello che constatiamo. Allora facciamo un passo avanti. Alla luce di questo, allora entriamo dentro adesso nella famiglia, apriamo le porte, ok? Perché vedete, io sono stufo delle categorie. Quando l'essere umano non conosce una cosa, nascono le categorie. Le categorie sono quelle che sistemano tutti. La colpa è di qua, la colpa è di là, la colpa è di su. No, no. Noi dobbiamo cogliere da tutto quello che sta avvenendo quello che possiamo fare. Se la famiglia è richiesta, se c'è un bisogno enorme, noi abbiamo un obbligo di capire perché è andata in crisi, o meglio,
cosa fare per fare in modo che sia sempre splendida. E qual è il sistema migliore? E signori miei, conoscerla, conoscerla. Noi non sappiamo niente della relazione. Quando voi avete messo su Barak, gli unici che vi hanno fatto qualcosa erano sti preti qua, con un corso per fidanzati mezzo scentrato, 7 incontri per mettere su un futuro. Non può reggere, non può reggere, non può reggere. È come se io voglio affrontare una tempesta con una barchetta che va acqua da tutte le parti. Quando una cosa è in crisi, bisogna fare appello all'educare. È sempre stato così in tutte le epoche. La famiglia è in crisi. Noi evitiamo due robe come credenti. Quelli che buttano veleno e sventura, guai se siamo scoraggiati, guai se continuiamo a brontolare, non voglio più che nessuno di voi brontoli, se no non è un credente. E la seconda roba, noi, quando c'è una ferita, facciamo quello che Gesù ci ha insegnato. L'amiamo, la conosciamo. Ma sapete perché Gesù si è incarnato? Mica per le balle che ci dicono, ma cioè, i preti ci dicono qualcosa di giusto, può darsi. Si è incarnato per amore. Ha visto la fragilità ed è venuto. Sarà la stessa roba nostra. È in crisi? È fragile? Bene, noi facciamo la stessa roba. Non ci ergiamo a fare il bailame che fanno tanti guru di turno, ad andargli contro e a smontare tutto, e neanche a fare i revisionisti di turno. Facciamo una roba, prima roba, entriamo a conoscerla di più. Come io sono convinto che non sappiamo niente dei bambini, niente dei ragazzi, niente della relazione, noi non sappiamo quasi niente della famiglia, niente. È come se tu devi mettere su una roba e non la sai. Non sapendo, una volta potevamo permettercelo, oggi con tutta questa complessità rischiamo di prendere delle cantonate. Allora adesso facciamo un passo avanti. Andiamo a vedere le verità di come è costituita una famiglia. Quali sono le cose che ti dicono quella è una famiglia? Piccolo passo avanti. Allora, innanzitutto, la famiglia è il luogo di palestra della gratuità. Meno male che c'è. Non è che noi abbiamo i nostri figli perché ci danno un tornaconto. Dovrebbe essere il luogo della gratuità. E che nessuna mamma e papà si permetta di ricattarlo. Solo tua madre devi fare questo, basta, il 90% di questi paradigmi mandateli via, via. È il luogo della gratuità, noi lì ci vogliamo bene, non perché devo avere un tornaconto, perché siamo insieme, la bellezza di stare insieme. Seconda roba, è il luogo della ripetitività, non è che la facciamo una volta ogni tanto, creiamo l'abitudine della gratuità, è una roba bellissima questa, molto bella. È il luogo anche della fragilità, signori miei. Non venitemi a raccontare balle che non avete mai rognato, ma un sacco di volte. E poi smettiamola di assolutizzare le fragilità. Ma se io guardassi quello che vi siete detti voi, marito e moglie, quando eravate in crisi avete detto delle frasi eterne. Perché t'ho sposato, perché di qua, perché di là. Altro che tutto l'amore di prima. Ma questo ce lo diceva già Pascal. L'uomo molte volte è una bestia, altre volte un angelo. Allora dobbiamo sapere che dentro nelle nostre famiglie avvengono anche tutte queste dinamiche. E questo non vuol dire che sta andando male. Bene, ma io vorrei che ci soffermassimo sulla profondità della famiglia, su quello che succede quando ci mettiamo insieme. Ed è su questo dove dedicheremo un po' di tempo. Perché vedete, guardate cosa fa il mondo. Io e te siamo in crisi, quindi significa che la nostra relazione sta andando male. Qui è tutto il disastro della famiglia. Io vi dimostrerò che se io e te non siamo in crisi non ci vogliamo bene. Quello che io vorrei dirvi, non dobbiamo inventare niente. Dobbiamo dare una lettura partendo da Dio su quello che viviamo. Faccio un esempio concreto, vi dico che cosa intendo. C'è stata una donna, per me geniale, era un genio,
veramente un genio. Questa donna qui dice: quello che succede nelle relazioni è talmente profondo che se io riesco a capirlo bene, evito di rovinare le stesse relazioni. E come ha fatto lei? È andata a vedere le prime relazioni degli esseri umani. E lei sapete che cosa ha dimostrato? Che quello che un essere umano vive nelle prime relazioni, noi quando siamo in famiglia lo viviamo sempre. Lo viviamo sempre. Spiego. Le prime relazioni quando un bambino nasce. Guardate cosa succede quando un bambino nasce. Quando un bambino nasce piange. No, di solito piange o no? Tant'è che se non piange brontoliamo. Perché? L'adulto si è chiesto, ma come? Il Padre Eterno poteva crearci in un altro modo. Perché quando un bambino nasce piange? Noi sappiamo il passaggio dall'interno del grembo, eccetera. Ma piange! E sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire una verità che in famiglia viviamo. Che il bambino butta fuori l'ansia. Butta fuori l'ansia. Butta fuori l'ansia. Tutte le donne e gli uomini che sono qua, quando avevate i vostri bambini piccoli che piangevano, buttavano fuori l'ansia, ok? Bene. Cosa avete fatto? Cosa avete fatto voi? Nessuno di voi ha sbattuto via il bambino. Avete dato una risposta particolare. Avete accudito il bambino, preso sul serio il bambino, gli avete dato da mangiare, eccetera. Cioè, la risposta di fronte all'ansia che il bambino vi dà è una risposta di accoglienza. Bene. Non solo, e poi chiudiamo sulla dinamica. Quando il bambino stava bene, quando i vostri bambini ben pacciocchi da piccolini stavano bene, cosa facevate con i bambini? Lo vezzeggiavate? Ciccino mio, sacchiottino mio, tutti così. Bene, allora da lì cominciamo a capire la prima verità della famiglia. La prima da un punto di vista pedagogico. La Dolto dice questo, che esiste in ciascuno di noi, tutti, un meccanismo, una roba che è vera, che ha tre caratteristiche. Primo, è innato, vuol dire che ce l'ha il bambino da quando è piccolo e l'avremo tutti fino a quando moriremo. Secondo, poi vi dirò qual è il meccanismo. Questo meccanismo qua è inconscio. Inconscio vuol dire che avviene anche se io non me ne rendo conto. Terzo, è abituale. Lo faccio con le persone che considero di più. Sapete qual è questo meccanismo? Tutti noi tendiamo a buttare fuori di noi l'ansia. Tutti, tutti. E a portare dentro di noi le cose che ci piacciono. Facciamo degli esempi. Ammettiamo che è successa una cosa gravissima, il 99% della colpa è mia e l'altro sarà un frignino così di colpa. Che cosa diciamo tutti in buona fede? La colpa è mia, ma tanto anche dall'altro. Oppure succede una cosa bellissima, eccezionale, straordinaria, dove il merito è tutto dell'altro, io ce l'ho pensatino così. Sapete cosa diciamo? È bravo l'altro, ma sono bravo anch'io. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che senza che noi lo vogliamo, noi ci buttiamo addosso l'ansia l'un l'altro. È la grossa fregatura che i preti non ve l'hanno detto. E da ora in avanti in tutti i corsi dei fidanzati bisogna dirglielo. Perché? Perché nessuno di voi ha sposato la propria donna dicendogli: sai, ti sposo per buttarti addosso l'ansia. Ma sei scemo! Ma questo l'avete fatto tutti. Punto. Questo l'avete fatto tutti. Si butta addosso l'ansia alla persona che si ama di più, non alla roba. Ricordatevi che la relazione più brutta è l'indifferenza. Solo che, signori miei, non sapendolo, cosa fa l'ansia? Siete mai stati in un luogo carico d'ansia? Provate a starci. Dopo un po' abbassa l'attrattiva, vuoi scappare via, vai in crisi. Una coppia che si rispetti o va in crisi o non è una coppia. Avete capito che è una lettura completamente diversa da quella che ci hanno detto. È dare una luce diversa. Invece noi, se una coppia va in crisi, come deduzione logica vuol dire che non si vogliono bene. Ma chi ve le ha dette ste balle qua? Questo è un passaggio fondamentale. Ma questo non varrà solo per la famiglia, varrà per la scuola, varrà per gli extracomunitari. Non abbiamo capito niente degli extracomunitari, niente! Io vivo in un posto dove ci sono i laghisti che capiscono niente. Su che cosa agiscono? Sulla paura.
Ricordatevi, Gesù ce l'ha detto, quando non si conosce un fenomeno, nasce la paura e il pregiudizio e le categorie. Non conoscendolo, tutti addosso alle categorie. Allora, l'andare in crisi è un processo corretto, naturale, perché ci si vuol bene, non perché non ci si vuol bene, ok? Questo è. Allora, il 90% di tutti i momenti, le crisi che viviamo, non sono lo specchio di un non amore, di un menfene crisi. Usiamo le parole, che sono legate alla nostra natura. Per la donna è sempre così. Il 90% delle donne che sono qui pensano che il loro uomo sia superficiale, insensibile, che non capisca, ma è così. Il 90% dei maschi che sono qua li conosco bene. Non ce la fanno a star dietro a voi, che ti aspettino. Speren che non mi dica niente la mia donna, tanto non lo capisce. Ma questo è colpa di qualcuno? No, questa è la diversità che abbiamo. Questa diversità ci crea fatica. Guardate cosa fa il mondo. Guardate cosa fa il mondo. Il mondo la risolve così. Togliamo la diversità. Il gender nasce da lì. Non c'è più l'uomo e la donna, il maschio e la femmina. Ci sono io che decido se essere maschio e femmina, perché a seconda della convenienza, perché essere uno o l'altro è una fatica. Invece è tutto qui. Se c'è un agricoltore qua me lo insegna. Dopo l'inverno, se è piantata bene la roba, arriva la primavera, arriva un'unione ancora più grande, un'unità ancora più grande. Noi siamo immaturi, siamo dei bambini, fermi lì, con le tette, lì. Invece, il futuro della famiglia, il futuro nostro sarà una risposta completamente diversa alla crisi. Non intendere la crisi come un processo negativo, ma come una maturazione della coppia. Guardate che questo non avviene solo nella famiglia, avviene nella scuola, con i figli, avviene lì. Questo è un passaggio importante. Allora, se questo è un passaggio importante, se andiamo in crisi, l'importante è la risposta che diamo alla crisi. Dobbiamo inventare dei nuovi paradigmi, lasciare il vecchio, lasciare le vecchie parole della D'Urso, De Filippi, clerici, siamo in crisi, non mi sento più attratto verso di te, quindi con te è finita. Vi potrei fare l'elenco di tutta questa anfetamina che ci hanno buttato addosso, tant'è che se ne cambi un altro, dopo un po' l'attrattiva diminuisce, la baracca è sempre così. E allora abbiamo, allora al posto di entrare a conoscere, noi non ammettiamo che bisogna sapere un po' di più. Ricordatevi, quando c'è una crisi, c'è una richiesta di luce. Per salvare la famiglia bisogna dare più luce. E la luce è la conoscenza. Ok? Allora, questi sono il percorso che abbiamo. Nuovi paradigmi, nuovi modi di fare. Ci vorrà un po' di tempo, ma sono convinto che ce la faremo. Facciamo un passo avanti. Allora a questo punto, come fare per dare una lettura diversa alla crisi? Cosa fare per fare in modo che quei momenti difficili vengano incastonati in un percorso di maturazione? Andiamo a vedere un po' le scienze umane. I preti un po' dormono su questo. Dormono. Si fanno peccare da tante robe, sono bravi finché volete. Bravi perché ci danno la vita, ci mancherebbe. Però su questa roba anche loro lo sanno. È andata in crisi tutta la dinamica dell'umano. Conosciamo troppo poco degli esseri umani, troppo poco. E lasciatemi la parentesi. Questo l'ho fatto la volta scorsa, la faccio adesso per quelli nuovi. Per l'amor del cielo, basta. Basta. Ste stupidate che sento dalle donne, dagli uomini, e mio figlio so che cosa è bene per lui. La smettiamo. La smettiamo con queste stupidate. Aprite il manuale di pedagogia. Alla pagina numero 1 c'è scritto così. Le grandi virtù di un genitore, di un educatore, sono due. La prima, l'umiltà, sotto. Il secondo, il mettersi continuamente in discussione. Non venitemi a raccontare balle che voi sapete come funziona vostro figlio. Non è vero! Perché vedete, io sono molto pratico.
se io ho l'impianto idraulico di casa mia rotto, io vado dall'idraulico, me lo riparo, mi fido. Per quanto riguarda lo sviluppo dei bambini, delle dinamiche e di tutto il resto, noi siamo immaturi, non conosciamo. E al posto di essere umili e mettersi in discussione quello che ci sta chiedendo, ci arroghiamo a destra e a manca e veniamo tirati da tutte le parti. No, quando c'è una crisi si guarda la luce dell'uomo, della famiglia. Questo è il percorso che noi abbiamo. Bene, primo sogno che abbiamo noi psicologi infantili, vi l'ho detto la volta scorsa, che in tutti i comuni d'Italia venga reso obbligatorio che quando una mamma, un papà hanno un bambino piccolo, facciano 2 o 3 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Care mamme, non ho mai trovato un bambino capriccioso nella mia vita, mai. Lavoro da 30 anni con i bambini. Non ho mai trovato un bambino che non vuol dormire nella mia vita, mai. Ho trovato bambini che hanno paura a chiudere gli occhi per entrare nella notte. Ho trovato bambini che hanno logiche diverse da noi. E sapete perché è grave con un bambino? Perché il bambino beve tutto da noi. Beve tutto. Sapete come li vede il bambino? Come il Dio in terra. Per cui se tu fai uno sbaglio quando è piccolo, caspita che rimane. Provate ad andare dallo psicologo. Quando voi andate dagli psicologi, il 90% che cosa vi fanno? Ti fanno tornare indietro quando eri piccolo e vai a vedere che c'era il papà castrante, la mamma di lì. L'infanzia. Il 90% delle volte che andate dagli psicologi vi dicono che la vostra infanzia aveva dei buchi. Perché? Ma non ci hanno voluto bene i nostri genitori. Smettiamola! Se io dico che voglio bene al mio marito e alla mia moglie, la prima roba che devo fare è conoscerlo. Parlo alle donne che sono qui. Ammettiamo che il vostro uomo vi dica: io ho scelto te perché tu sei una donna come tutte le altre. Sareste arrabbiate o no? Vi darebbe fastidio. Voi vorreste che il vostro uomo vi dica: io ho scelto te perché tu sei diversa dalle altre o perché tu sei fatta così, così, così. Bene, è arrivato il tempo in cui noi ci rimbocchiamo le maniche e cominciamo non solo a conoscere i bambini, ma a conoscere anche un qualcosa sulla relazione. Siamo stufi di essere magnati da stupidi che ci inventano stupidate, ok? Questo è il passaggio. Bene, allora adesso buttiamo lì qualcosa sul futuro. La prima roba che dobbiamo fare, lentamente spogliarci degli otri vecchi. Siamo vecchi. Noi vogliamo interpretare quello che la pedagogia dice, Gesù dice, con le casse di risonanza vecchie. No. Ok? Togliamoci i 3 pregiudizi che ci siamo tolti la volta scorsa. Che nessuna mamma o papà o coppia dica al loro interno: tu hai un brutto carattere. Questo va tolto! Non si fa più, punto. Se lo fate, andate a confessarlo. E questo è il peccato. Perché Gesù se ne frega dai nostri sbagli. È talmente cotto di noi che ci vuole realizzati. Quindi la prima roba, basta, hai un brutto carattere. La seconda, nella relazione, quindi anche nella dinamica familiare, tutte volte che capita la dinamica, anzi, non vi capiterà mai una volta in cui uno ha ragione e l'altro torto. Avete capito? Mai, 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 mai. Altro che io sono tua mamma, il tuo papà, il tuo prete, so che cosa è giusto. Ma scherziamo! Ci sono i preti che non capiscono niente. C'hanno il consiglio pastorale che gli dice una roba, tutti, se lui decide di no, sto orso. Ma che cosa serve? Che cosa serve? Abbiamo dimenticato la famiglia. Perché Gesù è regredito. Cosa ha fatto Gesù? È venuto qua. È regredito nel senso che è venuto al nostro livello e ha creato empatia con noi. Dobbiamo fare così anche noi, andare al livello dell'altro. Altro che io sono tuo padre, tua madre, so che cosa è bene per te, sono le stupidate che ci raccontano, ma vale anche per la scuola. Ma io oggi ho fatto il viaggio in pullman, c'erano le donne dietro lì, bravissime anche loro, quell'altro gli ho dato più compiti, più di qua, più di là. Noi non amiamo i bambini, noi non li amiamo, abbiamo paradigmi vecchi. Comunque, e giusto e buono lì. Non solo, allora, tolto i pregiudizi, ma l'altra roba che dobbiamo fare, incominciamo a curare questi legami. Se è andato in crisi il legame, noi lo curiamo, ok? Lo curiamo. Li conosciamo e cominciamo a curarli. Spiego. Aristotele, questo filosofo, era un genio.
il quale ha detto: a forza di fare una roba bella, uno diventa capace di fare quella roba lì. C'è uno studio interessante. Sapete quando aumentano le separazioni e i divorzi? Ve lo spiego. Andate a vederle. Dopo l'estate. Ma come? L'estate siamo stati insieme? Perché? Semplice. Perché noi non siamo abituati a stare insieme. Non siamo abituati. Ok? Che tutti i preti, quando fanno i corsi ai fidanzati, devono dare un ordine tassativo a tutti i fidanzati. E tutte le suocere che sono qui mi ascolti. Quando il bambino un giorno, fino a quando avrà 30 anni, due volte al mese, noi dobbiamo mandare a quel paese i nostri figli. Fuori dalle balle, ve lo dice lo psicologo infantile. Piazziamoli dalla nonna e tu nonna tienili. E non la suocera a dire uscite ancora stasera, ma bruciala. Ma come faccio a sapere che il mio marito costruisce una relazione se non esco mai con lui? Ma guardate che io sono molto pratico. La stupidata che ci hanno raccontato è che quando ci siamo sposati ci volevamo bene. Non è vero. Il matrimonio è l'inizio di una storia. Si impara a volersi bene a forza di farlo. Solo che se voi guardate nello spazio mentale vostro, ma quanto tempo avete dedicato alla relazione? E poi brontoliamo che non siamo capaci. Ecco perché quando d'estate finalmente possiamo, essendo degli emeriti incapaci, ci facciamo del male. Aggressioni uno addosso all'altro, eccetera. Prima roba, quindi. La famiglia va messa al centro. La relazione di coppia subito. Secondo. Basta con questa... Forse qui sono un po' troppo duro. Con questa predominanza della figura femminile. Il 90% dei macelli li facciamo noi maschi. Ve l'ho detto la volta scorsa. Noi. Perché? I macelli li fanno gli immaturi. Perché noi non maturiamo. Non si matura con la tetta della mamma. Si matura quando io prendo in mano me. Cosa vuol dire questo? Dovete incominciare a usare nelle vostre famiglie il tu. Sapete la parola tu? La parola tu da quando il bambino ha un giorno. Non si dice, sono sicuro che tu sarai bravissima. Perché quando quel bambino lì diventa grande, quando prende in mano sé, noi dobbiamo fare in modo che il nostro linguaggio aiuti lui a diventare grande. Vi farò vedere che invece abbiamo linguaggi ancora tutti dai maturi. Piccolo passo avanti. Posso ancora un pochino? Ce la fate ancora un po'? Bene. Qualcosa adesso sulla Chiesa e la famiglia. Ok? Abbiamo visto l'analisi, abbiamo visto la crisi, abbiamo visto che la crisi non è una cosa negativa, abbiamo visto che la crisi è un'opportunità che abbiamo per poter fare in modo che sia migliore. Dobbiamo avere il coraggio di questo. Certo, qual è la fatica? Che non siamo abituati. Punto. Il problema è tutto lì. Non essendo abituati, gli altri danno una lettura depressiva, dobbiamo lasciarci e tutto il resto. Se invece noi conosciamo di più, diamo una lettura completamente diversa a quello che viviamo. A quello che viviamo. Chi è che dà questa forza alla famiglia di stare insieme? E qui permettetemi di fare il credente. A un certo punto, se noi guardassimo, ma come facciamo in un mondo che ci mania? In un mondo dove non ci abbiamo più respiro, in un mondo dove siamo bombardati dai centri commerciali che non riusciamo più a far niente. Come si fa? Io vorrei darvi tanta pace. Le cose vere persistono nonostante tutte le bufere. Se noi abbiamo un rapporto vero fra di noi, questo persiste. Questo è molto importante. Solo che noi, come famiglia, la dobbiamo smettere di dire ai nostri figli che devono andare in chiesa se noi non abbiamo un rapporto personale con Gesù. Non ci credono più, sapete. Guardate che cosa è passato. Noi siamo nell'epoca del Dio onnipotente, dell'ubbidire, di fare quello che dice il prete. Non funziona più. Come nella famiglia. Il padre che ti dice quello che deve fare la madre, non funziona più. Come nella scuola, la professoressa che ti dice che non funziona più, non reggono più. E i primi a ribellarsi sono i maschi, i primi. Tant'è che le manifestazioni del disagio sono soprattutto di maschi. Sono loro che sono i più irrequieti. Il maschio, perché il maschio non ce la fa più, non resiste più. Se questa è la cosa, allora
Cos'è che possiamo fare? Se noi sapessimo la forza che c'è nel nostro seno, la forza che abbiamo dentro. Gesù è dentro di noi, la famiglia ce l'abbiamo dentro. Dovremmo dedicare spazio a questo rapporto con Dio dentro di noi, sia come coppia che come singoli. Questo va fatto, perché di fronte alla crisi il mondo ha delle risposte. Io e te non ci vogliamo bene, ci lasciamo. Io e te ci sposiamo, sappiamo che quel bambino avrà un grave handicap, allora per il bene del bambino, per il bene della coppia facciamo l'aborto e l'eutanasia e tutto il resto. Perché? Perché il mondo ragiona in un modo, pensa che tutta la nostra vita dipende da me e da te, da me e da te. No, la nostra vita dipende da me, da te e da Dio. Questo Dio non è un optional, non è una roba appiccicata, cambia tutta la faccenda. Allora la famiglia sarà rinverdita se noi rinverdiremo il rapporto con Dio. La crisi è una crisi anche profonda teologica, sapete. Non è che possiamo vivere il cristianesimo da una parte e l'umanesimo dall'altra. Questo è il percorso che c'è di fronte. Allora vorrei chiudere con 3 o 4 suggerimenti. Primo, facciamo di tutto perché i componenti siano maturi. Perché chi si sposi, chi metta su la famiglia, sia il più attrezzato. Curiamo molto di più la preparazione degli adolescenti, dei fidanzati. Incominciamo a prendere in mano tutte queste cose qua e dagli luce, con calma, ma va fatto. Non è più una roba così, perché c'è in gioco il nostro futuro. La seconda cosa, cerchiamo di dare un significato diverso a tutta la sessualità oggi. La sessualità oggi ha invaso tutti i nostri figli perché non abbiamo dato la bellezza della sessualità. La sessualità è il linguaggio che manifesta tutta la persona, ma se non glielo diciamo noi ai nostri figli, chi glielo dice? Un esempio, il 40% delle persone qua sedute ha problemi nei rapporti sessuali. Perché? È semplice. Se la sessualità è un linguaggio che manifesta tutta la persona, voi che siete qua, anch'io, mica abbiamo ricevuto un'educazione perfetta spaccata, un po' di carenze ci sono lì. Allora teniamo tutto lì, non diciamo niente a nessuno e tutto il resto. Va fatta, si dà luce. La sessualità è un linguaggio stupendo. Allora anche questo va fatto naturalmente per tempo. Non possiamo fare la formazione quando è passato il treno. Allora, 3 consigli pratici. Il primo, cerchiamo di essere padroni della nostra sessualità e della nostra affettività. Mi ricordo una volta un'esperienza di un mio amico, sposato anche lui da tanti anni con 2 figli. Viene nel mio studio e mi dice: Ezio, devo dirti una roba, dimmi. No, guarda, è troppo intima, andiamo a mangiare la pizza perché è troppo intima. Va bene, se paghi tu vengo subito. Andiamo a mangiare la pizza. Quella sera la pizza era pepata. E il mio amico era in vena di raccontarmi le cose intime, sposato da tanti anni con 2 figli. Mi dice: Ezio, sai quali sono stati i 2 momenti più belli della mia vita? Il primo, quando io e mia moglie ci vogliamo bene, facciamo l'amore, eccetera, capisco una cosa molto bella. E poi, i maschi che sono qui mi ascoltino, è stata una sera, quando io volevo far l'amore con mia moglie. Quella sera mia moglie non voleva, capita. E tu cosa hai fatto? Ezio, io ce l'ho messa tutta. Ho trasformato questo mio desiderio in una presenza diversa. Le sono stato vicino come lei voleva, l'ho abbracciata, l'ho coccolata, eccetera. E poi cosa è successo? E lui con le lacrime agli occhi diceva: Ezio, io ho visto mia moglie così felice, ma così felice che io ero strafelice. Ma come ha fatto quell'uomo lì a trasformare quello? Perché era padrone di sé ed era capace di amare. Secondo suggerimento, per portare il messaggio della Chiesa, cercate di avere fra di voi un amore di madre. Spiego. Prendi un bambino che piange perché ha fame, di 3 mesi. Non è che la mamma va là e gli dice: disgraziato, cosa hai fatto? No! Nessuna mamma fa così. Tutte le mamme sulla faccia della terra, magari in dialetto, vanno lì e gli dicono:
La tua mamma ti ha lasciato senza latte, adesso la tua mamma ti dà il latte. Cosa ha fatto in termini psichici questa? Ha preso su di sé l'ansia del bambino. Così voi due, con la famiglia, se questa siete voi due e avete rognato, litigato, la ragioneria non funziona nel matrimonio. Non bisogna dire, dunque devi chiedermi scusa per primo te, perché il 70% della colpa è tua, no! Se questi siete voi due che avete litigato, imparate ad avere un rapporto. Avete tre possibilità. La prima, fate gli gnocchi tutti e due, che al punto non vi trovate. La seconda, l'ideale sarebbe che ciascuno riconosca la propria colpa. Ma io ho una coppia che si sposa, dico la terza cosa. Che nel vostro cuore ci sia la terza possibilità. Io prendo anche la colpa dell'altro. Questo è l'amore di madre che Dio ci insegna. È questo. Noi non facciamo calcoli. Non siamo dei ragionieri. L'amore non ha limiti. E l'ultimo suggerimento. Io sono un focolarino, figlio di Chiara Lubich. Chiara Lubich mi ha sempre insegnato una cosa, che per me è il miracolo della famiglia. Guardate, io sono sposato da tanti anni. C'è una frase del Vangelo che noi dobbiamo far rivivere, soprattutto noi come famiglia. Quando Gesù dice, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. A me piace un sacco questa frase, sapete perché? Gesù non ha detto due o tre santi. Noi non siamo santi, siamo scassati. Non ha detto neanche due o tre che sono abituati a parlare di Dio al loro interno. Noi non siamo abituati. Possono essere due o tre peccatori come noi, famiglia, che si vogliono bene nel nome di Gesù, che siamo pronti a dar la vita l'uno per l'altro. Sapete che cosa succede dopo se facciamo questo? La cosa più bella e più straordinaria che possa capitare a una coppia. Io ve lo auguro. Penso di averlo provato qualche volta, su questa terra non sei mai sicuro. Arriva Gesù. Gesù è pratico. Se riusciamo ad avere Gesù all'interno della coppia, noi proviamo almeno tre emozioni. La prima, la somma generosità. Ti viene una voglia di aiutare tutti, di amare tutti, di amare tutti, di amare tutti. La seconda, tu vedi la tua donna nuova, te la fa vedere nuova. La presenza di Dio al nostro interno non è una robina così, è veramente Lui che rinnova la famiglia. E terzo, senti che nella tua vita, nonostante le fatiche, non cambieresti niente, perché la tua vita è straordinaria. Grazie. Allora, prima di fare un po' di dibattito, faccio un po' di pubblicità, ho chiesto il permesso a Eccellenza, quindi lo faccio. Ho portato due libretti, le copie che avevo le ho portate. Una, tante delle cose che ho detto sono in questo libro, che è un po' la dinamica che abbiamo trattato prima, e poi, oggi ho fatto una cosa per i sacerdoti, la presento anche a voi, per me è una gioia questo. Mi è stato chiesto da una edizione, Casa Editrice Cattolica, qualcosa sugli adolescenti, sull'affettività, la sessualità degli adolescenti. Ho scritto questo libretto, poi tutta la casa gli ha fatto tutte le sue robe moderne. Si può scaricare in app, come fanno i ragazzi oggi. C'è un DVD in fondo che spiega tutto. Si può dare in mano ai ragazzi, lo potete vedere anche voi. Ed ha un po' il taglio cristiano dell'educazione all'affettività e alla sessualità con il loro linguaggio. Lì fuori ci sono. Sappiate che chi lo prende, parte del ricavato va. Noi seguiamo alcune famiglie, seguiamo anche quello. Chiusa la pubblicità. Adesso, signori, tocca a voi. Intanto grazie professor Ezio per il tuo appassionato e coinvolgente discorso. Penso di condividere con voi tutti e con ciascuno di voi. Io intanto sono tra i tuoi acquirenti, vedi? Bravo. Grazie. Allora, con tantissimi, certamente il dibattito è un po' complesso. Io direi, abbiamo qualche minuto, facciamo solo qualche risonanza o domanda
Solo che non abbiamo chi deve farla deve venire qui, perché non abbiamo il microfono. Vabbè. Il gelato questa sera non c'è, quindi. E se qualcuno, allora diciamo tre interventi, non di più. Se i tre sono, adesso ci pensano un momento, vengono qui davanti, si mettono qui, c'è il microfono e pongono in tre successivamente le domande. Alle tre domande risponderà il professor Ezio e poi chiudiamo. Con l'atteggiamento, io credo, no Ezio, stasera, ma soprattutto questa giornata, no? Quell'atteggiamento da cuore di madre, quella che ebbe Maria, no? E che il Papa ha sottolineato il giorno della Epifania, se qualcuno ha ascoltato la sua omelia, il silenzio di Maria. Meditava, prendevo queste cose meditandole nel suo cuore. Credo che stasera, io purtroppo non ho potuto ascoltare tutto, ma credo che siano più cose da meditare nel proprio cuore. Cuori di madri, lo ha sottolineato, al di là della nostra, diciamo, differenza. E quindi vi auguro davvero questo, perché siamo a un momento bello, e lo dico e lo ripeto, nonostante tutto, anche per la famiglia, questo è un bel momento per essere famiglia cristiana. Nonostante tutto, questo è un bel momento per essere famiglia cristiana, ed è il mio augurio anche. Chi sono i tre portavoce? Sì, adesso li abbiamo intimoriti. Vediamo se viene qualcuno. Vieni qua, dai. Tre, sì, questa, nome, cognome, professione, per cortesia. Prego. Come ti chiami e quanti figli hai? Al microfono. Buonasera a tutti. Raffaella Roselli, ho tre figli. Quanti? Tre. Guardi, l'ho guardata anche prima. Lei ha la faccia da numeri pari, sa? Ma faccia la domanda, prego. Prego, domanda. Considerando che ho due gemelli, quindi insomma, prego. C'è stato da fare. Allora, in qualità di appunto di famiglia, nel momento in cui ecco, hai l'educazione verso i figli, quindi ovviamente nell'intento dei genitori c'è il fare il meglio per i figli. Nel momento in cui dai dei consigli, diventi vecchio. Mamma, non parlare perché tu sei vecchia, parli come... I suoi figli hanno perfettamente ragione nel dire questo e mi meraviglio che stanno ancora con lei. Io penso che se scappano di casa si salvano. Ma diamo una risposta... Aspetta un attimo. Quando i suoi figli le dicono così, qual è la sua risposta? Che rimango così basita, nel punto non so che cosa rispondere, perché io glielo dico per il loro bene, quindi. Che età hanno questi figli qua? I gemelli 12 anni e la piccola 10. Poveri figli, mamma mia. Allora, attenzione, questi figli, si ricordi quello che le dico adesso, i suoi figli le vogliono un mare di bene, ma hanno un problema, prendere in mano loro, disfarsi di lei, di voi. Solo un figlio che si disfa di noi si salva. Perché? Perché se io mi disfo di te, prendo in mano me la cavo da me. Se io vi chiedessi, cari genitori, qual è la roba che vorremmo dai nostri figli? C'è una sola risposta. Che noi, che loro possono fare a meno di noi, perché se fanno a meno di noi vuol dire che se la cavano da loro. Allora la risposta è come si fa a fare questa roba qui? È semplice, se avessimo un po' di luce. Bisogna che ogni volta che noi rispondiamo aiutiamo il figlio a prendere in mano sé. Mi faccia l'esempio del consiglio che gli ha dato, così glielo dico subito. Comunque, sono molto pratico, dovete incominciare a usare la parola tu da quando il bambino ha un giorno. Lo guarda, dovresti fare così, sono sicuro che quando tu vorrai lo farai. È successo questa cosa, sono sicuro che tu saprai cosa fare. Da ora in avanti i suoi figli sono stufi di essere i suoi figli.
sono delle persone care che le sono affidate. E la natura sempre nell'adolescenza arriva, perché noi non la facciamo prima, perché sti preti non capiscono niente, non la facciamo prima. Allora arrivano nell'adolescenza, che ci dicono che siamo vecchi, sapete che cos'è questo vecchio bacucco? È un grido d'aiuto, è come se i figli gli dicessero a lei: mamma, ci aiuti a fare a meno di te? Questo è il significato. Solo che noi dovremmo cominciare quando sono piccoli. Noi cominciamo a distaccarci dai figli quando il treno è passato, quando sono vecchi bacucchi. Per non parlare delle maestre, che sono uno scempio. È la maestra che stabilisce quale libro deve leggere un bambino. Ma come? Ci hanno sempre detto questo. Eppure, se venissero i grandi psicoanalisti che noi abbiamo messo via, i grandi pedagogisti, Winnicott, Dolto, Klein, Freud, Lacan, Jung, questi ci direbbero una roba sola, che quello che conta è che loro se la cavino da sé, che prendano in mano sé, che quello che conta è che noi veniamo interiorizzati in loro, e noi veniamo interiorizzati in loro non se gli imponiamo i consigli, ma se gli suggeriamo, terminando col tu. Piazzi il quarto che risolve tutta la baracca. Qualcun altro se c'è. Vediamo se c'è ancora uno. Però vorrei ricordare, professor Ezio Aceti, che alla sua sinistra non c'è un prete, ma c'è un vescovo. Mi inchino al potere. Seconda risonanza? Dei tramortiti. No, fa niente, fa niente. Meditiamo nel nostro cuore? Che ne dite? Custodiva meditando tutto nel suo cuore. Allora terminiamo con una scena, dai, terminiamo con questa scena che ci fa tanto bene, sapete. Dobbiamo terminare con questa scena, non so se l'ho fatto la volta scorsa, vi chiedo scusa se per caso la ripeto, ma è molto bella. Guardate, come genitori, noi dobbiamo vivere una pace inquieta. Inquieta perché tutte le volte ci sentiamo fragili, ci sentiamo non all'altezza, abbiamo sbagliato tanto. È così, perché io lo dico così, ma tanto. E solo che qui c'è una trappola, è la trappola dello scoraggiamento. La prima malattia d'Europa è la depressione. Accendete la televisione e voi avete uno schermo di scoraggiamento. Oggi non c'è più nessuno che è capace di educare. È vero. E allora? Ma i nostri figli hanno bisogno di noi così scassati. Ricordatevelo, non hanno bisogno di genitori perfetti, hanno bisogno di genitori umani, sono quelli che si mettono in discussione. Allora terminiamo con la più grande scena, secondo me, della famiglia, che anche se è di un padre, ma c'è la madre dietro. Vi ricordate la parabola del figlio al prodigo? Io voglio dirla da un punto di vista pedagogico, che cosa vuol dire famiglia. C'è un padre che gli vuole un sacco di bene, padre e madre in antichità è la stessa roba. Lui va, fa la vita dissennata, sta mangiando le carrube dei porci. E c'è una frase del Vangelo che i preti non hanno ancora capito fino in fondo. Quando c'è scritto, e si ricordò della casa di suo padre, c'è scritto così. Giustamente i preti dicono perché lì c'è da mangiare, si sta bene, per tutto. Ma questo scrittore ateo, geniale, vi dico cosa vuol dire da un punto di vista pedagogico. Lui torna perché si ricorda della casa di suo padre, perché suo padre è dentro di lui. Il bambino interiorizza i genitori quando è piccolo, per cui se noi li abbiamo amati da piccoli, ci porteranno sempre dentro. Il figlio del prodigo torna non perché ha da mangiare anche, ma la sua fame è una fame d'amore. E il suo padre che è dentro gli sta dicendo di tornare, lui sente che può tornare. Questa è la famiglia, è l'eredità che lasciamo dentro. Ma scusate, quando noi non ci saremo più, perché la baracca è questa, che cosa vorremmo dei nostri figli? Non che facciano quello che gli abbiamo detto, ma che tengano conto di quello che gli abbiamo detto. Io tengo conto di quello che tu mi hai detto, perché tu sei venuto verso di me. Questo è tutto ribaltato. Ma la scena più bella è quando il figlio incontra il padre. Altro che tutte le mazzolate. Perché qui c'è ancora qualcuno che pensa che i castighi e le punizioni funzionano. Non fatelo, non serve a niente. Niente. Ha preso 4 a scuola per una... Ma fatelo!
La maestra che gli dà la nota, poverina, non sa cosa fare. Oppure chiama la mamma perché il bambino si è alzato dalla sedia. Ma come si fa a dare queste tette? Ma la cosa più bella è quando il figlio incontra il padre. Se una delle nostre cose, se noi sbagliassimo e avessimo qualcuno che ritornasse, e ritornassimo sui nostri pastri, vorremmo che l'altro ci dicesse: hai capito, mo? Ai nostri figli diremmo: hai capito, mo? Questo padre no, perché questo padre è regredito, è empatico, mendica l'amore, gli mette il vestito più bello, ammazza il vitellino grasso. Questa è la famiglia. Fino in fondo l'amore. Grazie.